La Galleria degli Uffizi è il museo che ospita l'unica opera certa di Michelangelo dipinta su tavola. A distanza di 450 anni dalla morte di Michelangelo, avvenuta il 18 febbraio 1564, gli Uffizi celebrano il maestro attraverso il riallestimento di due sale che precedono la sala di Michelangelo. Sala 33, ritratti greci. Sala 34, il giardino di San Marco, a Art Connections. Nella sala 33 sono esposti rilievi e busti marmorei di personaggi greci. Nella sala 34 è rievocato il mitico giardino di San Marco, una sorta di accademia volta allo studio dell'antico, voluta da Lorenzo il Magnifico e frequentata da Michelangelo ed altri artefici per lo studio di modelli classici. La nascita dell'idea è legata alla consapevolezza della celebrazione dei 450 anni dalla morte di Michelangelo. Non a caso le sale vengono aperte al pubblico proprio il 18 di febbraio, che è la data in cui lui chiuse i suoi giorni. È nata da questa esigenza, ma subito dopo, diciamo che c'è stata l'esigenza, perlomeno da me sempre sentita insieme a Fabrizio Paolucci, di evitare che i marmi antichi avessero delle collocazioni appartate o d'arredo, anche peggio, perché se si vuol far capire che le antichità sono parte integrante degli Uffizi come museo, e gli Uffizi non sono una pinacoteca ma una galleria in cui antico e moderno convivono, se si voleva ottenere questo bisognava dare il risalto dovuto ai marmi antichi. E dunque a questi marmi, che poi greci non sono se non in parte, perché si tratta di personaggi greci, di filosofi greci e alcuni ovviamente anche di matrice proprio greca, però si voleva dar l'idea di una continuità senza soluzioni, la Grecia, poi i latini e poi giù nell'arte nostra. E poi con il giardino di San Marco, meglio con le evocazioni del giardino di San Marco, perché purtroppo dopo la cacciata dei Medici il giardino di San Marco fu disperso, le antichità furono disperse, quella che era un'accademia di scultori voluta da Lorenzo perse i suoi connotati nei modelli, però ci sono lì delle evocazioni, per esempio il fauno che lei sa bene, tutti conoscono, di cui tutti sanno bene l'aneddoto vasariano ed altre fonti ancora sul dente buttato giù da Michelangelo giovane dietro un commento di Lorenzo stesso. Poi ci sono dei marmi antichi che furono in qualche modo rievocati dallo stesso Michelangelo, l'arciere, il putto dormiente e così via. E questi due locali hanno proprio l'aspirazione di contribuire in maniera determinante sulla la lettura della galleria da parte del pubblico. C'era la necessità di far risaltare, così come è successo per i marmi ellenistici che campeggiano sul rosso della maniera moderna, anche questi campeggiano sul verde e si capisce quanto la loro presenza diventi quasi icastica, no? Su un colore. Anzi, lo facevo vedere come invece i marmi dei corridoi bianchi sul bianco delle pareti non acquistino quel risalto e quel riguardo anche che meritano, con il risultato che poi vengono confusi dal pubblico, dei visitatori, come fossero degli oggetti che quasi scandiscono il percorso, invece che opere in sé. Il patrimonio dell'antichità degli Uffizi è di grandissima importanza, ovviamente sta a noi farlo capire. Il nuovo allestimento è curato da Fabrizio Paolucci, direttore del Dipartimento di Antichità Classica della Galleria degli Uffizi.
Sono due sale che direi estremamente diverse l'una dall'altra. La prima, la 33, infatti è un impianto direi prettamente archeologico, è dedicata al ritratto greco e all'evoluzione che il ritratto fisionomico conosce in Grecia fra il V e il III, secondo secolo avanti Cristo. Attraverso splendidi ritratti di epoca romana è possibile infatti direi ripercorrere la nascita della ritrattistica fisionomica, cioè di una ritrattistica che non si contenta di riprodurre con fedeltà le fattezze di un personaggio, ma anche di restituire il carattere dell'uomo raffigurato attraverso una mimica facciale più o meno accentuata. Splendidi ritratti, ripeto, che si affiancano ad altre opere di maestranze greche di epoca tardo-repubblicana e proto-imperiale, quelle botteghe neoattiche che lavoravano per il mercato italico dell'epoca, che era letteralmente affamato di grecità, e proprio a queste botteghe vanno attribuiti gli splendidi rilievi, 5 rilievi con scene mitologiche raffiguranti Menadi e Nicai, che decorano una delle pareti, quasi direi fossero una vera e propria pinacoteca di marmo. A questa sala segue invece la sala 34, piuttosto evocativa, un'allegoria tra virgolette di ciò che fu il giardino di San Marco nella Firenze della fine del 400, un serraglio di sculture antiche e preziose dove, secondo la volontà di Lorenzo il Magnifico, gli scultori dell'epoca dovevano penetrare l'antico, possedere l'antico imitandolo, integrandolo e studiandolo da vicino. Che cosa fu il giardino di San Marco? Noi lo possiamo sapere soltanto attraverso gli echi che queste sculture hanno lasciato nelle opere di quegli artisti che lì furono, in modo particolare Michelangelo. Su di lui è fiorita una nutritissima letteratura aneddotica che ci racconta come giovane Michelangelo, quasi adolescente, fosse impegnato nel raffigurare, nel riprodurre con direi attenzione quasi mimetica originali antichi, originali che addirittura non si esitava poi a spacciare come tali, come archeologici. Fu questo per esempio il caso di un Amorino dormiente da Michelangelo riprodotto con tale attenzione da essere poi venduto a Roma come antico. Anche più famoso forse il mito della testa del satiro, la testa del satiro che suscitò l'ammirazione, l'interesse dello stesso Lorenzo il Magnifico e che per secoli direi è stato uno delle opere di Michelangelo sulla quale sono esercitati studiosi nel tentativo di identificarle, restituire un volto a questo satiro. Qui in questa sala ne abbiamo due dei satiri più indiziati, sui quali gli indizi sono più numerosi. L'una purtroppo solo attraverso una copia, la maschera cosiddetta di Michelangelo, solo una copia perché l'originale andò malauguratamente perduto nel 1944, l'altra una testa di satiro invece da Parronchi già negli anni 80, attribuita alla mano di Michelangelo per le sue strette affinità con quella raffigurata negli affreschi seicenteschi di Palazzo Pitti, che raffigurano, riproducono proprio l'episodio di Laurenziano. Io cito sempre una notizia riportata da Vasari. Vasari dice che Michelangelo teneva gelosamente la chiave del giardino di San Marco, proprio da questo bramoso possesso che quel giovane dimostrava verso lo strumento che dava accesso al più fantastico museo di antichità di Firenze. Credo che si capisca quale ruolo avesse questo luogo nella sua formazione, quanto lui ritenesse importante questo confronto con gli antichi per maturare e per direi acquisire la perfezione non solo tecnica ma direi anche formale che poi lo contraddistinguerà negli anni successivi. La sala 34 con il giardino di San Marco ci immette direttamente in quell'atmosfera di studio dell'antico, cui attinsero oltre a Michelangelo, Leonardo, Granacci, Lorenzo Di Credi, Baccio da Montelupo, Andrea Sansovino. Introduzione ideale alla sala di Michelangelo e degli altri artefici cresciuti alla scuola del Magnifico.